euro si muove in moderato rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro quota 1,1134 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1123. In miglioramento la fiducia delle famiglie e delle imprese a maggio nell'eurozona, con un miglioramento dell'attività manifatturiera. Il biglietto verde corregge appena nei confronti dello yen. Il cambio dollaro-yen scambia 109,68, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 109,48. Sale ancora la fiducia dei consumatori americani che si è attestata a 134,1 punti. La sterlina è stabile nei confronti del biglietto verde a quota 1,2625 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2610 dollari. Il PIL americano è cresciuto del 3,1%, in linea con le stime degli analisti. L'euro è senza direzione nei confronti dello yen. La coppia scambia 122,11, con la prima area di supporto vista a 121,95. Confermate in peggioramento le condizioni economiche in Giappone, con il superindice a 95,9 punti, in calo nel mese di marzo.